Ehi, bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, qua è Liox e oggi siamo qua in un nuovo video della vanilla. Ragazzi, siamo tornati nella vanilla, siamo già al 34esimo episodio di questa fantastica serie che mi sta piacendo sempre di più e anche voi sta ricevendo il giusto supporto, perché comunque ragazzi è una serie molto molto bella che sia a me e a voi sta piacendo veramente tanto. Prima di continuare però vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi sia per supportare la serie ma anche per supportare il canale, e vi ricordo che in questa vanilla ragazzi è presente la stanza degli iscritti, quindi se vi va appunto potete iscrivervi e commentare e io vi aggiungerò nella stanza degli iscritti. Detto questo, vi ricordo in breve che cosa abbiamo fatto nello scorso episodio ragazzi, perché nello scorso episodio abbiamo costruito la casa del cartografo ragazzi, ecco qua, con praticamente questo diciamo decorazione, questa diciamo questo posto qua a casa che ho costruito off camera ragazzi, e con questo ponte ragazzi che porta alla casa del cartografo, eccolo qua, mi piace veramente tanto e niente, mi piace un sacco ragazzi la costruzione e sono veramente molto molto contento. Allora, altra cosa molto importante che vi devo fare vedere assolutamente raga è che finalmente sono riuscito a farmi tenere dal villager ripristino ragazzi, eccolo qua, ne ho presi un bel po' e quindi molto molto bene. Allora direi andare subito ragazzi a inciantare, che è assolutamente sì, cioè bisogna assolutamente inciantare. Allora direi per ora di metterlo ovviamente solo al piccone, perché il piccone è l'unico attrezzo che abbiamo fine. Potrò metterlo anche alla spada perché comunque sharpness 4, un break in 3, fire axe, potrò metterlo benissimo anche alla spada e poi aggiungerci degli incantesimi più tardi, si potrebbe fare anche così, quindi dai diciamo, ma manca la lascia direi, sì, devi usare tre dei nostri ripristino ai nostri tre attrezzi ragazzi, perché sono i più forti che abbiamo ed è assolutamente di utilizzarli. Lascia quasi final, lì manca praticamente, sì, per aggiungere anche sharpness ragazzi, ma quello lo aggiungeremo più avanti. Quindi direi di aggiungere ripristino al nostro piccone, che ecco 5 di livelli mamma mia. Poi anche la nostra spada e anche la nostra ascia, eccoci qua ragazzi. Però prima di mettere in netherite ragazzi bisogna aggiungere altri incantesimi. Comunque adesso hanno tutti tre mending e quindi tanta roba. Questi tre adesso qua di mending li andiamo a mettere in un posto segreto, tipo li mettiamo qua con anche questi qui, quindi va bene così. Vi faccio vedere ragazzi in breve dove si trova la stanza degli iscritti, perché ce l'abbiamo esattamente qua sotto. Eccola qua, mi raccomando, quindi se volete essere aggiunti come hanno fatto loro ragazzi, commentate, cioè iscrivetevi e poi commentate facendomi sapere che volete essere aggiunti. Ok, allora detto questo, passiamo a quello che voglio fare oggi. Come mettete dal titolo ragazzi, voglio costruire un meteorite, sì. Questo qua ragazzi è uno dei progetti che praticamente avevo già in mente verso gli inizi della vanilla, ovvero ricreare qua, come potete vedere, in questo cratere naturale ragazzi. Sembra artificiale ma vi giuro che c'è qua dall'inizio della serie, non è proprio, è artificiale, è naturale, è fatto così. E quindi io ho pensato di fare una sorta di meteorite lì al centro caduto, con tutto intorno ovviamente le parti un po' infuocate, per far capire che questo cratere è stato creato da un meteorite. Fatemi sapere comunque la vostra, se secondo me ci può stare come idea, secondo me ci sta tanto. Adesso vediamo un po' che cosa viene fuori. Allora, qua ragazzi ho preparato una cesta con tanti tanti materiali, è stato un bel po' a far male, devo dire la verità, però va bene, non importa. Allora qua mettiamo anche un po' il cibo qui. Ok, allora, dobbiamo decidere con cosa partire per realizzare il nostro meteorite. Allora io direi il meteorite ragazzi di realizzarlo principalmente utilizzando due blocchi, ovvero i magma block che ci stanno e anche la netherrack ragazzi. Questi qua sono quelli proprio principali con cui vorrei fare un po' il meteorite. Poi direi che delle parti potrebbero esserci anche con il fungolume, che secondo me alcune parti ci stanno, alcune parti potrebbero essere anche con il tufo, e questo qua invece più per il pavimento, cioè il pavimento invece le parti proprio dove è caduto magari realizzarle con la netherrack e anche la terra di crimson. Allora fatemi subito fare ragazzi la nostra solita crafting table, perché senza crafting table io mi sento perso. E dai, va bene, prendiamo l'accendino per accendere quello che vogliamo. Ci abbiamo anche la lana rossa che potremmo utilizzare, però prendo solo ragazzi un po' di soul sand e poi basta, direi che possiamo iniziare. Allora direi raga di iniziare a fare una costruzione. Cioè il meteorite lo devo fare un po' bello grande, quindi magari fare un po' così, deve essere anche un po', cioè un po' asimmetrico, cioè nel senso, non deve essere preciso qua tipo per terra, fare tutta la terra così. Ecco raga, mi sono dimenticato una pala, mi sa che vado a farne la pala ragazzi, perché volevo prenderla ma purtroppo me la sono dimenticata. A few moments later.
Ok ragazzi, ho dormito perché si è fatto giorno che non ho guardato prendermi. E ragazzi, sto pian pianino andando avanti nella costruzione. Come vedete, ragazzi, sto facendo proprio al centro il meteorite. Mentre ai lati, ragazzi, sto facendo un po' la terra che si sta espandendo. La terra però, come vi ho detto, ragazzi, volevo farla anche un po' con come si chiamano qua? Terra cremilisi, adesso non so bene di preciso il nome. Però sì, volevo tipo fare un po' anche la terra rossa così, che sembrava come, non so, come se avesse preso fuoco. E secondo me ci sta, ragazzi, da fare, cioè una roba tipo del genere. Quella che sia adesso pian pianino lo facciamo. Prima volevo finire però di fare il nostro meteorite. Dopo ragazzi diamo anche, lo accendiamo, se così si può dire, per dargli, cioè per dargli fuoco, nel senso per, cioè il meteorite deve essere infuocato, ecco. Allora qua possiamo continuare così, tanto che si chiuda. Ok, vedete che si sta chiudendo. Qua alziamo perché va assolutamente alzato, quindi così pian pianino ci iniziamo ad alzare. Ok, quindi facciamo così. Qua scaviamo così, un attimo per dargli un po' l'idea così. Poi ragazzi facciamo tutto. E qui, qua ragazzi c'è un po' un problema. Dicevo, qua è un problema perché c'è, come potete vedere, l'acqua che va in profondità. Però comunque possiamo anche, cioè non è neanche troppo un problema, cioè nel senso, basta che noi chiudiamo qua. Qua facciamo un po' così e ce la dovremmo cavare in teoria. Ok, dai, sì, ce la siamo cavata. Qua facciamo così, così. E dai, va bene, facciamo così, ok. E questa parte qua ce l'abbiamo. Poi mo qua possiamo fare così, così, e che salga così. Ci alziamo così e infine qua così. Ecco qua. No, il magma blocca, ragazzi, è un casino. La ghiaia prendiamola. E ok, ci manca solo racchiudere questa parte qua, quindi rialzarci così. Saranno un po' di tagli, ragazzi, anche perché non voglio annoiarvi troppo a vedere me che costruisco una palla di netherite e tutti questi blocchi qua. Non lo so se ci saranno, però molto probabilmente, perché sennò è un po' noiosa vedere il video, quindi anche per questo. Qua prendiamo altra netherrack, il tufo ce l'abbiamo, quindi un po' così, facciamo così, così, e ormai dovrebbe essersi chiuso. Chiudiamo così. Qua c'è un blocco che volevo usare. Sì, ecco, usiamo anche un po' di soul sand, raga, che secondo me ci sta un pochino in giro. Anche perché con la soul sand viene anche il fuoco azzurro e non mi dispiace l'idea. Ok, allora per chiuderlo adesso lo chiudiamo verso tipo una forma verso più di qua. Quindi ci dobbiamo alzare di qua. Ci alziamo un po', cioè bisogna iniziare verso chiudere verso di qua. Ok, e invece qua ragazzi ci qua invece ci alziamo e basta. È la parte più alta del meteorite, ecco. Quindi facciamo così, così, e ci alziamo sempre verso di qua. Chiudiamo, stessa cosa anche qua. Ok, e qua ci alziamo invece. Diciamo così. Dai raga, secondo me sta venendo molto sta venendo una figata, sta venendo. Lo vediamo un po' dall'alto, ma a me sta venendo una figata. Poi dopo gli diamo anche il fuoco, gli diamo tutto il vetro anche, che darà un effetto un po' molto molto bello. Allora, qua siamo un po' nella parte un po' più bassa. Facciamo un po' così. Facciamo un po' così. Facciamo così, così, così. Ormai ci siamo. Qua facciamo così. Volevo mettere, ecco, il fungolume che è un po' perso. Ecco fatto. Ne mettiamo uno anche magari tipo qua. Ok, e ci siamo, ragazzi, ormai. Per dare appunto l'idea che qua è la parte un po' più alta delle meteorite. Allora, vediamolo da fuori, raga, come sta, come è venuto. Sì, sembra un meteorite. Magari proprio la parte più in alto, magari tiriamola via. Ok, e ora ragazzi dobbiamo dare tutte le cose intorno, quindi anche col vetro, perché col vetro ci sta tanto, dagli secondo me. Quindi fare un po' così, così. Il vetro ragazzi è un po' random, lo mettiamo. Ok, poi ragazzi volevo dare tipo una sorta di effetto scia. E però per dare questo effetto scia che tanto vi dicevo, il magma blocco ci stanno distruggendo, una cosa assurda. Però avevo bisogno anche del vetro rosso, secondo me serve. Per dare tipo la scia che viene da su, dobbiamo dargli l'effetto rosso. L'effetto invece del vetro che volevo dargli era tipo una cosa come tipo la scia, tipo proprio che arriva da qua. Adesso non so come, vediamo come viene, raga. Devo fare una cosa simile, ecco. Però se cado dopo finisce male. Mamma mia, raga, sti blocchi, oh. State attenti qua perché si cade con una facilità che è impressionante. Metto anche un po' di questi, tipo fare così. Qua gli blocchi rossi anche intorno, tanto per dare un po' l'effetto. Tanto raga, volevo stare anche un po' sveglio di notte per vedere se spawnano sti benedetti zombie villager, che purtroppo, raga, non sono riuscito a trovare neanche uno off camera, cioè una cosa assurda. E quindi praticamente ho
abbiamo solo quello lì che sì, c'è lato mending, però raga ne volevo trovare altri, cioè sapete un po' com'è. E adesso vediamo un po' se ne sbucano altri, spero, perché veramente non, cioè solo uno non ne ho trovati, sono stato in giro tanto, eh. Dite che così basta? Sapete che non lo so, raga. Dai, vedo da lontano, adesso dopo ci andiamo a dare un'occhiata, anzi prima vado a dormire, quindi allora continuiamo a fare tipo sempre la solita scia, che magari così può bastare. Vediamo un po' dal basso come si vede, se si vede perché è notte. Ecco, sì, mi sta piacendo, proprio come se fosse, ecco, sì, esatto, sta venendo molto molto bene. Ok raga, vado a dormire e ci vediamo domani, che magari la finisco di fare off camera, perché comunque ragazzi adesso devo fare soltanto il contorno con i blocchi, quelli che stanno attorno, quelli un po' che prendono diciamo il possesso della terra, quindi mettere tutti questi nemici, il tofu, il magma blocco tutto intorno per dare l'idea appunto di cosa, metto anche la lava e quindi magari ci vediamo una volta che ho finito la costruzione, quindi a dopo. 2000 years later. Ok ragazzi, dopo tanto tempo ho finito la costruzione ed è venuta veramente una figata. Ragazzi, ho preferito finire da soli i dettagli perché sarebbe stato un video abbastanza lungo e abbastanza noioso. Quindi ragazzi, ho fatto i dettagli da soli e ho finito la costruzione. È venuta veramente una figata ragazzi. Io penso che questa qua sia una delle migliori costruzioni che mi sono venute. Sentite già il fuoco dietro di me perché veramente è finito e il meteorite ce l'ha fatta. Ha colpito la mia vanilla e ha fatto veramente un grande danno, se vogliamo così dire. Al mio avvio vi farò vedere la costruzione. Qua potete vedere che viene già fin qua i dettagli. Al mio viaggio è 3, 2, 1. Anzi, prima lasciate un bel like, iscrivetevi. Ed eccola qua, ragazzi. Guardate che figata che è venuta. Mi piace un sacco, ragazzi. Proprio sembra, dà proprio l'idea. Cioè, proprio a me dà proprio l'idea che il meteorite che è caduto ha fatto proprio la voragine nel terreno e proprio ha creato tutto questo devasto nella vanilla. Ci sta, ragazzi, ci sta veramente tanto questa costruzione, perché interrompe un po' tipo tra le due stalle, fa tipo questa interruzione di colori delle stalle tipo con legno, cose così, e invece veramente tanto. Ecco, aspettate, visto che c'è il legno, giusto per precauzione, tiro via questo fuoco qua perché è troppo vicino al legno, non vorrei che prendesse fuoco la stalla. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa costruzione. A me è venuta veramente una figata sta scia qua di vetro, mi piace veramente un sacco. Quindi è proprio l'idea del meteorite che ha colpito la vanilla. Fatemelo sapere ragazzi, anche a voi vi dà questa impressione. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi ricordo come sempre ragazzi di lasciare un bel like e iscrivervi, sia per supportare il canale, ma anche per supportare le serie come questa della vanilla. Vi ricordo che sotto la mia casa è presente la stanza degli iscritti, quindi se commentate, vi iscrivete e commentate, potete essere aggiunti, anzi verrete aggiunti sicuramente. Guardate ragazzi, costruzione perfetta con anche il tramonto dietro. Noi ci vediamo in un prossimo video. Da Liox è tutto, ciao. Tra l'altro ragazzi, piccola parte dopo il video, perché come potete vedere, a parte i mostri, sono usciti i cavalli, due cavalli sono usciti, non so come hanno fatto ad uscire. Comunque li metto subito dentro, non so com'è possibile, perché non possono saltare due blocchi in teoria. Vabbè, comunque li metto dentro, sono usciti solo questi qua perché ne avevo tre, sono usciti solo questi qua. Allora direi ragazzi di tirare via qui, vabbè li tiro via dopo perché se c'è l'inventario veramente pieno. Beh, li tiro via e li lascio qua, tanto non importa. Tiriamo via anche questo, tiriamo via questo. Così in teoria non possono più scavalcare. Spero, perché non possono. Vediamo cosa fa. No, cade, qui. Non ce la fa, non dubbio, tiriamo via anche questo. È a posto. E comunque, alla prossima ragazzi. Ah, stai arrivando il creeper, scappo.